Chiamateli pure gli imbattibili e stavolta non correrete il rischio di esagerare. Il Cannara, dopo aver messo in bacheca la Coppa di Promozione, vince anche il campionato e lo fa senza subire sconfitte nelle due manifestazioni. Unica squadra in Italia ad aver centrato un simile primato dalla Serie A alla Promozione nella stagione 2016-2017. Il 5-2 sul Nocera spalanca i rossoblù le porte dell'eccellenza con 73 punti in 29 giornate. Miglior attacco del girone B con 67 gol e miglior difesa con solo 18 reti subite. Per la matematica il Cannara ha dovuto attendere la penultima giornata solo perché ha trovato una rivale da record come l'Orvietana, costretta ad alzare bandiera bianca e concentrarsi sui playoff nonostante i 69 punti conquistati in 29 partite. E pensare che tutto è iniziato nel peggiore dei modi, quella domenica 28 agosto 2016, quando Riccardo Pizzi si è accasciato al suolo senza più rialzarsi al 17esimo della prima gara di Coppa contro la Nuova Volgenium. Una stagione maledetta diventata magica, e chissà che Riccardo non abbia dato una mano ai suoi compagni nel mantenere l'incredibile imbattibilità, mettendo magari il piede sulla linea da lassù o anticipando l'attaccante di turno al momento della battuta a rete, la sua specialità. Intanto i suoi compagni al triplice fischio gli hanno subito dedicato un coro in mezzo al campo con l'abbraccio simbolico al cartellone con impressa la sua foto e la maglia con il suo nome e il numero 5 indosso. Senza dimenticare poi la decisione del tecnico Gianni Francioni ad inizio novembre di lasciare la squadra per un problema fisico, poi fortunatamente risolto, circostanze che hanno trasformato una squadra in un gruppo invincibile, come confermato anche nel giorno della festa promozione che proprio il grande ex De Mai avrebbe potuto rovinare dopo appena un minuto. Palla sul palo e poi in campo c'è solo il Cannara che apre le danze al decimo quando Raccichini su punizione pesca Di Giuseppe che di testa non perdona e firma l'1-0. I padroni di casa, schierati da Antonio Armillei con un 4-3-1-2 con Simone Battistelli in porta, Castiglionesi, Lolli, Petterini e Quinti in difesa, Cascianelli, Faloglia e Riccardo Fattorini in mediana con Raccichini alle spalle del duo d'attacco formato da Fastellini e Di Giuseppe, continuano a premere sul gas e alla mezz'ora raddoppiano con un sinistro d'applausi di capitan Raccichini. Il Nocera senza gli squalificati Bazzucchini e Piermatti, messo in campo da Giorgio Guanciarossa con un 4-1-3-2 con Rampini in porta, Alessio Battistelli, Pascolini, Fuso e Venarucci in difesa, De Santis da schermo alle spalle di Broglia, Picchiarelli e Giustiniani con Memai e De Mai in attacco, non riesce a contenere la spinta del Cannara che al 38esimo cala il tris con Riccardo Fattorini. Si va all'intervallo sul 3-0 e nella ripresa dopo appena 38 secondi proprio il nocerino doc Riccardo Fattorini firma la doppietta personale davanti al fratello Simone in campo nelle fila del Nocera. Tempo di rimettere palla al centro che il Nocera trova il gol della bandiera con Memai. Finita qui? No, perché al 55esimo capitano Raccichini timbra la doppietta personale che lo porta a quota 17 in classifica marcatori. C'è tempo anche per la rete del 5-2 nocerino firmata davvero. Poi c'è spazio solo per la festa del Nocera che torna in eccellenza dopo un anno di purgatorio. È il selfie che vale una promozione, il selfie che riporta il Cannara in eccellenza. Tutto merito di chi? Di? Michele Quinti. No, come? Tutto merito di? Faloglia Francesco. No, tutto merito di? Stefano Anselmi. Oh, Stefano Anselmi, tenetelo qua, altrimenti ci bagna tutto. Tutto merito di un giocatore che ci ha fatto allenare veramente bene in tutto quest'anno. No! Faccio complimenti a lui, Emanuele Cirilli. Grazie Ciro, bravo, che ci ha fatto allenare benissimo tutto l'anno. Grande Ciro! Grande Ciro! Tutto merito di Alex Raccichini con i tuoi 17 gol, anche se oggi Ginai ha fatto doppietta e dunque la vetta della classifica marcatori si allontana, l'unica nota negativa in una stagione perfetta. Sì, ma la vetta di Iro chi l'ha conquistata? Sì, sì, no, ma infatti quello è l'unico obiettivo che magari manca, ma capocannoniere glielo lascio, io riporto a casa la Coppa e il campionato. Unica squadra imbattuta in Italia in manifestazioni ufficiali, la diciamo la verità, sì. Tutto merito di Riccardo Pizzi. Sì, 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 tutto merito di Riccardo. L'uomo in più, ogni domenica comunque sia, non è, secondo me non sono frasi fatte, ma scendeva in campo insieme a noi e per me non è un caso. E è andata così e sono contento perché il merito è anche suo e cerchiamo di ricordarlo nel migliore dei modi sempre e ci siamo riusciti. Se fosse stato qui non avrebbe potuto evitare il tuo gavettone, hai bagnato tutto. Era il minimo che potevo fare. Un gavettone ben felici di farlo, eravamo ben felici. Tra l'altro c'è Ortolani che ha già segato 2-3 di noi, perché tipo gli Faloia, perché 4-5 gavettoni proprio a secco. E anche Cuppoloni comunque. Di questo siamo orgogliosi proprio. Siamo orgogliosi. Questo è quello, cioè io basta, dopo questo stanno ho fatto il mio. Solo questo devo fare. L'ultimo stipendio non si prende.
Volevamo fare i complimenti a tutta la società, al mister, ma soprattutto anche a mister Francioni, che diciamo ha dovuto abbandonare per motivi personali, però oggi è stato qui con noi a tifare Cannara, anche per merito suo. È risultato qui con noi. E io... Questo è stato l'emblema di questo campionato. E io l'unica cosa che ci tengo veramente a sottolineare è che non ho mai detto niente, ma secondo me i tifosi sono stati sempre insieme a Riccardo il 12° uomo in campo, perché ci hanno seguito sempre fuori, a Montefranco, in tutte le trasferte possibili e immaginabili, pranzavano fuori. Anche oggi hanno organizzato tutto questo con striscioni, e quindi... C'è una bella telecronaca del gavettone al presidente Borghi. Borghi passa tra due persone. Stirato Alberto. Mister, cambio. Alberto Borghi, presidente del Cannara, ti abbiamo visto fare uno scatto da 100 metrista, fra l'altro ti preghiamo anche noi, Francesco Faloia, mandalo subito a casa dopo quel gavettone, ci eravamo raccomandati di non bagnarci invece. Sarà il primo punto all'ordine del giorno per il prossimo consiglio, Faloia fuori dai quadri tecnici del Cannara. No, è stata una bella giornata, a coronamento di una stagione fantastica, per cui devo ringraziare tutto lo staff, tutti i giocatori, tutti quanti, e anche l'epilogo finale al ricordo di Riccardo Pizzi. Stefano Anselmi, puoi tenerlo perché è stato un professionista del gavettone, non ci ha bagnato, mentre tu ti riprendi. Mauro Cuppoloni, una stagione indimenticabile, unica squadra in Italia imbattuta in manifestazioni ufficiali. Adesso speriamo, il prossimo obiettivo è quello sabato o domenica, chiederemo l'anticipo forse per la festa in piazza con il giovedì, cerchiamo di non perdere, però grande onore anche all'Orvietana che ha fatto una grandissima stagione. Ecco. Il tutto l'abbiamo ricordato anche con i ragazzi nel ricordo di Riccardo Pizzi. Sì, infatti è stata una stagione cominciata diciamo sotto l'insegna delle difficoltà. È una difficoltà che magari ha cementato tutto il gruppo alla fine, però anche nella vittoria della Coppa Italia dedicarla a Riccardo è stata una cosa diciamo sicuramente piacevole per tutti noi, per tutta la società, specialmente per i ragazzi che sotto il nome di Riccardo si sono veramente cementati. Lo scopo ora è ritrovare Gian Piero Ortolani, il direttore generale, l'unico asciutto durante la festa, giusto? Ma io penso che sia andato già a cambiare per i gavettoni fatti. Noi invece, io ho dovuto attrezzarmi da casa, per cui adesso faremo la doccia e andremo a cena con tutta la squadra. Con Antonio Armilai non rischiamo nulla, perché se si avvicina qualcuno con un gavettone a panchina assicurata alla prossima contro il Giove. Questo non lo so, comunque l'ho preso anch'io il gavettone. Complimenti per un'annata indimenticabile. Sì, è stata un'annata difficile, perché vincere i campionati non è mai semplice, e in modo particolare quest'anno, perché l'Orvietana, cui va dato merito, ci ha tenuto fino all'ultimo, come si dice, ci ha tenuto il fiato sul collo, e poi siamo riusciti finalmente oggi a coronare il sogno dopo con la vittoria della Coppa, anche quella del campionato.